Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Sulla domanda l'odio in Italia da chi viene seminato e viene predicato, io e voi che ascoltate credo che non abbiate nessun dubbio da chi venga l'odio rancoroso in questo paese. Ci si mette anche il quotidiano di Marco Travaglio, quel giornalista che di fatto è l'Emilio Fede di Giuseppe Conte. Per adesso, quando Conte poi politicamente non ci sarà più, vedremo da che parte sposterà la sua attitudine all'Emilio Fede. E adesso gli attacchi non solo alla Lega, ma cominciano anche su Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia che ha raggiunto è tra il 15 e il 16%, quindi è diventato il terzo partito italiano e ha superato in alcuni sondaggi proprio dove il limite che aveva raggiunto Gianfranco Fini con Alleanza Nazionale, quel 15,99, in alcuni sondaggi Giorgia Meloni lo ha già sorpassato, quindi la destra italiana, perché Forza Fratelli d'Italia possiamo definirla la destra italiana, ha raggiunto un livello che nessun altro aveva mai raggiunto prima. Sembra un po' Star Trek, no? Alla ricerca di nuovi mondi e di nuove civiltà, là dove nessun uomo è mai giunto prima. Ma a parte gli scherzi, addirittura il Fatto Quotidiano di Travaglio arriva a invocare addirittura la lotta armata contro il partito di Giorgia Meloni, ma voi sui giornaloni, compiacenti affiancatrici, affiancatori del governo, avete visto parlare di questo? Assolutamente no. Lo hanno detto ai telegiornali? Assolutamente no. Solo qualcuno come ilgiornale.it e pochissimi altri ha pubblicato un articolo parlando di questa faccenda vergognosa. E Alessandro Robecchi, sulle colonne di Il Fatto Quotidiano, scrive queste testuali parole: dovrebbero intervenire i partigiani del Comitato Nazionale di Liberazione, CNL, con lo schioppo. Con lo schioppo sta parlando di con le armi. Dovrebbero intervenire i partigiani con le armi. Attenzione, questo è istigazione, ma più che all'odio, è istigazione a una ipotetica lotta armata contro un partito democratico. Abbiamo visto la lotta giudiziaria contro Salvini, contro Berlusconi, da condannare a priori in quanto uomini di centrodestra, politici di centrodestra regolarmente eletti dagli italiani, che ormai è risaputo, l'italiano è di centrodestra per la maggioranza. E quindi qui queste affermazioni sono delle affermazioni gravi, cui la magistratura, la parte buona della magistratura, dovrebbe prenderne in considerazione, perché qui si sta per mezzo stampa invocando una lotta armata contro un partito regolarmente iscritto, legittimamente. Quindi queste parole sono di una gravità eccezionale. Una gravità eccezionale. Qui si parla di intervenire con le armi contro un partito. Questo è scritto. Questo è un linguaggio da BR, da Brigate Rosse. E quindi, nel suo articolo per il giornale di Travaglio, i partigiani del Comitato di Liberazione Nazionale dovrebbero agire oggi con tanto di fucile contro Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Proprio così. Avete ascoltato proprio bene. Il Fatto Quotidiano che etichetta Giorgia Meloni come la Sora Meloni, un po' come la Sora Lella, quella mitica Sora Lella, ve la ricordate, no? Di tanti film fatti con Verdone. Quindi sta denigrando un po' Giorgia Meloni, visto che la Sora Lella era una maschera romana, quindi rappresentava un certo mondo romano, simpatico, stravagante, dialettale. E in questo caso però il paragone di Giorgia Meloni come Sora Meloni, ovviamente
ovviamente con il riferimento a Soralella, in questo caso è un paragone che andrebbe a screditare politicamente Giorgia Meloni, come se Giorgia Meloni stesse facendo politica come una maschera romana, come un'attrice da film dove si vede proprio il popolo romano. Quindi, perché istigare poi la lotta armata? È tutto fuorché di democratico, è una sorta di squadrismo mediatico che va condannato ovviamente assolutamente. Non si è mai visto un pesce svuotarsi l'acquario da solo, bisognerebbe aiutarlo come l'altra volta, 75 anni fa. Avete capito cosa dice questo giornalista? Si legge nell'articolo che si accusa Fratelli d'Italia di fascismo. Ve lo rileggo. Non si è mai visto un pesce svuotarsi l'acquario da solo, bisognerebbe aiutarlo come l'altra volta, 75 anni fa. Ovviamente Giorgia Meloni non ha fatto finta di niente, dice: non mi stupisce l'ennesimo articolo della stampa di sinistra che tenta come al solito di demonizzare l'avversario con lo spettro del fascismo, ma reputo inaccettabile che un quotidiano nazionale come il Fatto Quotidiano pubblichi un articolo che invoca di fatto alla lotta armata contro un partito politico. E non è questa istigazione all'odio e alla violenza? Vediamo se per questo articolo ripugnante ci saranno parole di condanna chiare. Non ci sono né chiare né poco chiare, non c'è nessuna parola di condanna. Nessuno ha detto nulla su questo articolo. Ma io consiglierei Giorgia Meloni, che già ha intrapreso le vie legali, per esempio contro Repubblica, che la definiva in uno spregevole articolo, la definiva come la regina di Coattopoli e poi vari insulti proprio personali alla persona, non al politico Giorgia Meloni, ma alla persona. Io consiglierei a Giorgia Meloni di intraprendere comunque delle denunce per istigazione all'odio, alla violenza e all'insurrezione armata contro un partito politico. Questo dovrebbe farlo subito, ma credo che già Giorgia Meloni lo stia valutando. Poi sul Fatto ha posto attenzione, ha chiesto chiarezza uno dei fondatori di Fratelli d'Italia, Guido Crosetto, che dice: oggi un articolo sul Fatto Quotidiano parlando di Fratelli d'Italia e accusandola di fascismo, dice, dovrebbero intervenire i partigiani del CLN con lo schioppo. Io mi sono dimesso dalla Camera, ma ho fondato Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni. Dobbiamo avere paura? Dobbiamo guardarci le spalle? E così è stato demonizzato anche dal PD, che anche Emanuele Fiano ha espresso solidarietà a Giorgia Meloni. Quindi si leva una voce dal silenzio politico anche da un esponente del Partito Democratico e dice: oggi quelle parole sono totalmente condannabili. A Giorgia Meloni la nostra solidarietà. La dittatura fascista per me e per molti altri è stato il male assoluto della nostra storia e non solo per via delle leggi razziali. Quell'insegnamento mi dice che per essere profondamente democratici bisogna essere contro qualsiasi istigazione alla violenza nella politica, anche contro coloro dei quali io non condivido le idee. Quindi una dichiarazione assolutamente corretta da questo esponente del PD. Anche Forza Italia con Mara Garfagna e Maria Stella Gelmini danno solidarietà a Fratelli d'Italia e scrivono: solidarietà a Giorgia Meloni, che ha la responsabilità di informare gli italiani, che scrive su un giornale, non deve mai istigare alla violenza. Il Fatto Quotidiano dovrebbe porsi dei limiti nel livore con cui esprime il suo dissenso verso alcune parti politiche. Alle sue parole si sono poi sommate quelle della compagna di partito, la Gelmini, che dice: la libertà di informazione è il sale della democrazia, ma il diritto di critica non può e non deve mai trasformarsi in attacchi personali o istigazioni alla violenza. Il Fatto Quotidiano ha clamorosamente sbagliato e Travaglio dovrebbe chiedere scusa. Solidarietà a Giorgia Meloni. Ma voi avete visto mai un Travaglio chiedere scusa? Assolutamente no. Poi anche Carlo Calenda di Azione, il fondatore, dice: la considero una cosa indegna e pericolosa. Solidarietà a Giorgia Meloni, a Fratelli d'Italia, senza se e senza ma. Ovviamente abbiamo una stampa
rabbiosa, rancorosa, con le parole giuste, con livore verso il centrodestra che macina voti e a difesa di un centrosinistra che non è capace più a raccogliere il consenso. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.